Oggi su Ecologia Verde ti spieghiamo quali sono le 7 malattie più comuni delle orchidee e cosa devi fare per farle tornare in buone condizioni. Uno. Marciume delle radici nelle orchidee. Le radici delle orchidee sono delicate e hanno uno strato sottile che le ricopre chiamato velamen, con cui assorbono l'umidità dall'ambiente. Se le tue orchidee hanno radici marroni o color caffè, significa che la pianta è malata e ha la marciume della corona. Queste radici possono anche essere gialle o disfarsi al tatto. Questo è dovuto all'eccesso di irrigazione, e per risolverlo dovrai cambiare il substrato con uno nuovo. Cerca di rendere la nuova miscela di substrato più leggera, con meno compattazione, poiché ciò favorirà la circolazione dell'aria e impedirà la formazione di funghi. Inoltre, cambiando il substrato dovrai tagliare le radici in cattive condizioni. Effettua i tagli con forbici pulite e disinfettate per ridurre il rischio di nuova infezione. 2. Macchie marroni. Quando le foglie verdi delle orchidee presentano macchie circolari marroni e un odore sgradevole, c'è un'infestazione batterica. Questi batteri si diffondono piuttosto rapidamente, soprattutto nelle condizioni umide particolari delle orchidee. Possono consumare la pianta in pochi giorni, quindi è necessario un trattamento immediato. Le foglie con macchie dovrebbero essere tagliate fino al punto in cui è colpita. Ricorda sempre di utilizzare attrezzi sterilizzati. 3. Fusariosi. Questa malattia è causata da un fungo che attacca il sistema vascolare della pianta impedendo il passaggio di acqua e nutrienti. Si rileva perché provoca macchie gialle sulla pianta e quando si taglia la foglia colpita, ci sono anche macchie viola all'interno. È difficile trattare questa malattia, quindi per prevenirla si consiglia di evitare l'eccesso di irrigazione e di utilizzare un contenitore che consenta il drenaggio. Per trattare la pianta contro i funghi, puoi ottenere un fungicida come il tiofanato di metile. 4. Infezione fungina da botrite. Può essere osservata specificamente sui fiori che hanno già aperto i loro boccioli e sono di colori chiari, come il bianco, il giallo o il verde. L'infezione fungina si manifesta come punti neri o marroni. Come nel caso della fusariosi, il modo migliore per prevenire questa malattia fungina è gestire correttamente il contenuto di acqua. Come trattamento, i fiori con macchie dovrebbero essere rimossi per ridurre la fonte di infezione e utilizzare un fungicida. 5. Ruggine. La ruggine si manifesta come piccoli punti di ruggine rossiccia e gialla o di un tono biancastro. Si consiglia di separare l'orchidea malata da altre sane che potresti avere vicino per evitare la diffusione delle spore. Come trattamento diretto, le foglie infette dovrebbero essere tagliate per eradicare la fonte della malattia. Ancora una volta, come misura preventiva, le condizioni di irrigazione, substrato e ventilazione dovrebbero essere migliorate per eliminare il rischio. 6. Foglie di orchidea rosse o viola. A volte le orchidee possono avere foglie tinte di rosso o viola, indicando troppa luce solare. Le foglie iniziano a produrre questi pigmenti per proteggersi dal sole, come una sorta di crema solare. Tuttavia, questo stressa la pianta. Per rimediare a questo, l'orchidea interessata dovrebbe essere spostata in un luogo dove riceve meno luce. Ricorda che crescono molto bene sotto cupole, vicino a una finestra o con luce indiretta. 7. Afidi. Si tratta di un'infestazione di piccoli insetti trasparenti o verdi. Questi artropodi succhiano la linfa dalle piante, lasciandole prive di nutrienti, con macchie prive di clorofilla e indebolendo notevolmente la pianta. Possono essere acquisiti per contagio da un'altra pianta, eccessiva umidità o troppo fertilizzante ricco di azoto. Per eliminarli, può essere utilizzato il controllo biologico, cioè includere coccinelle o altri predatori naturali degli afidi. Se non è possibile, possono essere utilizzati insetticidi in forma spray. Anche l'alcol può essere atomizzato con effetti simili agli insetticidi. Interrompere questi trattamenti quando gli afidi scompaiono per evitare di danneggiare la pianta. Raccontaci, sai già come curare le tue orchidee? Alla prossima, ecologisti!